Benvenuti o bentornati in un altro video del Centro Studi Ricerche CTA 102 per gustare insieme qualche pillola di cultura. Questa volta ci occupiamo di uno dei più grandi storici antropologi, Mircea Eliade, e in particolare ci occupiamo del suo saggio Il Sacro e il Profano, una introduzione generale allo studio fenomenologico delle religioni. Abbiamo pensato che il modo migliore per favorire un approccio a questo studioso fosse quello di transitare da una lettura di alcuni passi scelti dell'opera. Dall'introduzione. L'uomo prende coscienza del sacro perché esso si manifesta, si mostra come qualcosa del tutto diverso dal profano. Per tradurre l'atto di questa manifestazione del sacro, abbiamo proposto il termine ierofania, che è comodo tanto più in quanto non implica alcuna precisazione supplementare, non esprime niente di più di quanto intrinseco al suo contenuto etimologico, vale a dire che qualcosa di sacro ci si mostra. Si potrebbe dire che la storia delle religioni, dalle più primitive alle più elaborate, è costituita dall'accumularsi di ierofanie, ossia dalle manifestazioni di realtà sacre. Dalla ierofania più elementare, per esempio la manifestazione del sacro in un oggetto qualsiasi, una pietra, un albero, alla ierofania suprema, che per un cristiano è ad esempio l'incarnazione del Dio in Gesù Cristo. Non vi è soluzione di continuità. È sempre lo stesso atto misterioso, la manifestazione di qualcosa di completamente diverso, di una realtà che non appartiene al nostro mondo, in oggetti che fanno parte integrante del nostro mondo naturale, profano. L'uomo occidentale moderno prova un certo disagio di fronte a talune forme di manifestazione del sacro. Gli è difficile accettare il fatto che per certi esseri umani il sacro possa manifestarsi nelle pietre o negli alberi. Ma non si tratta di venerare la pietra o l'albero in sé. La pietra sacra, l'albero sacro, non sono adorati in quanto tali, lo sono invece proprio per il fatto che sono ierofanie, perché mostrano qualcosa che non è più né pietra né albero, ma il sacro. Lo spazio sacro è la sacralizzazione del mondo. Per l'uomo religioso lo spazio non è omogeneo, presenta talune spaccature o fratture. Vi sono settori dello spazio qualitativamente differenti fra di loro. Esodo 3:5, non ti avvicinare, disse il Signore a Mosè, togliti i calzari perché il luogo in cui ti trovi è santo. Vi è dunque uno spazio sacro, quindi, con una sua forza, un suo preciso significato, e vi sono spazi non consacrati, quindi privi di struttura e di consistenza, in una parola amorfi. E vi è di più, per l'uomo religioso questa non omogeneità dello spazio si identifica in una pratica di contrapposizione tra lo spazio sacro, l'unica cosa reale, realmente esistente, e tutta la restante informe distesa che lo circonda. Nel momento in cui il sacro si manifesta, attraverso una qualsiasi ierofania, non soltanto viene interrotta l'omogeneità dello spazio, ma avviene contemporaneamente la rivelazione di una realtà assoluta, in opposizione alla non realtà dell'immensa distesa che lo circonda. La manifestazione del sacro fonda ontologicamente il mondo. Nella distesa omogenea e infinita, senza punti di riferimento né possibilità alcuna di orientamento, la ierofania rivela un punto fisso assoluto, un centro, il centro del mondo. Il grido del neofita «Sono al centro del mondo» svela senza ombra di dubbio uno dei significati più profondi dello spazio sacro. Nel punto stesso in cui, attraverso una ierofania, si è effettuata la rottura dei livelli, si è contemporaneamente verificata un'apertura verso l'alto, il mondo divino, o verso il basso, le regioni inferiori, il mondo dei morti. I tre livelli cosmici, terra, cielo, regioni inferiori, sono divenute comunicanti fra loro. Abbiamo visto che la comunicazione a volte è espressa per mezzo dell'immagine di una colonna universale, l'Axis Mundi, che collega e sostiene il cielo e la terra, e la cui base è conficcata sottoterra. La colonna cosmica è situata al centro dell'universo e intorno a essa si estende tutto il mondo abitabile. Un luogo sacro,
costituisce un punto di rottura nell'omogeneità dello spazio. Questa rottura è rappresentata da un'apertura, attraverso la quale è possibile il passaggio da una regione cosmica all'altra. La comunicazione con il cielo avviene indifferentemente per mezzo di un dato numero di immagini che si identificano con l'Axis Mundi. Il pilastro, la scala, la montagna, l'albero. Attorno all'asse cosmico si estende il mondo, ragione per cui l'asse è al centro, nell'ombelico della Terra. Esso è il centro del mondo. Il nostro mondo si trova sempre al centro. Da quanto precede risulta che il vero mondo è sempre nel mezzo, al centro, cioè nel punto di rottura del livello e di comunicazione tra le zone cosmiche. Si tratta sempre di un cosmo perfetto, qualunque sia la sua estensione. Un intero paese, una città, un santuario, sono tutte rappresentazioni di una Imago Mundi. Giuseppe Flavio, a proposito del simbolismo del Tempio, scriveva che la reggia rappresentava il mare, cioè le regioni inferiori, il santuario rappresentava la terra e il santo dei santi il cielo. Antichità giudaiche 3:8-7. Il quadrato costruito partendo dal punto centrale è un Imago Mundi. Si tratta di un'idea arcaica molto diffusa. Da un punto centrale vengono proiettati i quattro orizzonti verso i quattro punti cardinali. Il Mundus dei Romani era una fossa circolare, divisa in quattro. Esso rappresentava nello stesso tempo l'immagine del cosmo e il modello esemplare dell'habitat umano. Speriamo che questa brevissima proposta di lettura vi abbia ispirati come ha ispirato noi. Per aiutarci a crescere e a migliorare, se vi piacciono le nostre attività, iscrivetevi, condividete con tutti coloro a cui volete bene e non fateci mai mancare i vostri commenti. Grazie e alla prossima!